Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. All'inizio settimana vi ho presentato una possibilità relativamente alla DeFi per quanto riguarda il mercato criptovalute. C'era la possibilità di utilizzare AmpleFort, questa nuova stablecoin molto particolare con la supply variabile, una possibilità insomma di fare dei buoni profitti. Vi ho presentato questo video, ragazzi, è andato molto bene e moltissimi di voi mi hanno chiesto di fare un tutorial relativamente allo stake, quindi a come mettere in stake gli Ample per farli fruttare, quindi quando li abbiamo nel wallet. Ci sono una serie di considerazioni da fare su questa operazione, ma è anche estremamente complessa questa operazione. Perciò oggi nel video del venerdì vi ho preparato questo tutorial che faremo insieme e vi dico anche un'altra cosa: ho messo da parte qualche centinaio di dollari in Ample ed ETH perché serve anche ETH per fare questa cosa, quindi li ho messi apposta nel mio wallet proprio per farvi vedere l'operazione dal vivo e creare un po' lo stake. Quindi andrò ad aggiungere queste somme sul mio stake attualmente in essere sul investimento AmpleFort. Allora, ragazzi, per chi non avesse visto il mio video su cos'è Ample, cosa fa, cosa non fa sulla mia testa, vi metto il video del lunedì perché è fondamentale andarlo a vedere, altrimenti non capite un tubo di questa cosa qui. Allora, per quanto riguarda invece lo stake, si inizia da subito, ma prima di iniziare vi devo chiedere di iscrivervi al canale. Se ancora non l'avete fatto, lasciatemi un mi piace, ragazzi, soprattutto per lo sforzo. Questi video sono sempre estremamente complessi perché vi assicuro c'è di mezzo una serie di cose da fare. Rendere semplici queste spiegazioni è abbastanza complicato. Perciò, ragazzi, fatemi vedere se vi piacciono con i pollici in su e soprattutto scrivetemi nei commenti quello che non avete chiaro. Quali sono i passaggi, in questo caso dello stake che non vi sono chiari? Scrivetemelo nei commenti così posso rispondervi direttamente o fare un video di approfondimento. Bene. Detto fatto, andiamo direttamente sul sito di AmpleFort. Ragazzi, vi faccio capire. Intanto andate su ampleFort.org, vi lascio comunque il link in descrizione se non lo riuscite a trovare, ma basta che scrivete AmpleFort, insomma. Allora, qui, ragazzi, ci sono tutta una serie di documentazioni, potete leggere su questa cripto se vi interessa, ma quello che ci interessa in questo caso è lo stake. Allora, qui, ragazzi, è molto semplice lo stake. Vedete, intanto si chiama il Geyser, che è simpaticissimo perché loro l'hanno immaginato come uno zampillo di Ample che scaturiscono da questo geyser. Allora, intanto è semplicissimo da fare, ragazzi, da un punto di vista teorico, poi praticamente non è così banale. Allora, andiamo a depositare gli uni V2 Ample, che è un token che dovremmo andare a creare, quindi questo token lo dobbiamo andare a depositare e poi riceviamo un continuous drip of Ample, quindi un continuo gettito di Ample. Questo è tutto quello che c'è da fare. Come funziona questo stake, quanto ci dà di rendimento? Basta che clicchiamo su Launch Geyser e andiamo all'interno della interfaccia, ragazze, API, quindi annual percentage yield, che vedete qui, ragazzi. Allora, questo è 270% di Ample, quindi vi viene dato se andiamo a fare questo investimento dal punto di vista di rendimento. Però, ragazzi, bisogna fare attenzione perché se mettete la spunta sul trattino della I, vedete che questo tipo di rendimento, che lo so, sembra esagerato, ragazzi, però in realtà non è del tutto esagerato. Poi sicuramente non durerà, probabilmente si abbasserà nei prossimi mesi, però viene fuori dalle fee che vengono pagate per la decentralized pool in questione, quindi l'exchange, insomma, non è anomalo in questa prima fase, soprattutto per questo tipo di criptovalute. Allora, vi viene pagato perché c'è un reward multiplier, che è quello che vedete qui, del 3% se detenete in stake la coin per 60 giorni. Quindi, se
se restano in steak per 60 giorni ci sarà un per 3, per 3 che aumenta pian piano, quindi non è che lo vedete uno per che resta fisso, poi al 60° giorno avete 3 per, no. Aumenta pian piano, da 1 per diventa poi dopo un po' di giorni 1.1, 1.2, 1.3. E qui avrete poi gli ample che vi vengono accreditati, che sono però utilizzabili solo dopo che chiudete lo stake, quindi quando fate il withdrawal del vostro token e chiudete questa operazione. Quindi attenzione, perché anche questa è una variabile da considerare prima della chiusura dello stake. Non potete vendere gli Ample, e questo non è da poco, quindi dovete considerarlo, anche perché se vogliamo avere il famoso reward multiplier per 3 dobbiamo aspettare 60 giorni, e per fare questo significa che non possiamo prendere gli Ample che andiamo a creare. Qua invece abbiamo una serie di statistiche relativamente ai total rewards che sono stati creati, i depositi totali, quelli che sono bloccati, quelli che sono sbloccati e quanto dura questo programma. Programma che era già stato fatto precedentemente, questa è un'altra versione del programma. Ragazzi, quindi questo è il motivo di questo grande rendimento, il motivo per cui stiamo parlando di questo stake. Ma attenzione, perché c'è una variabile che va considerata. Se fate stake degli Ample non vi danno il rebase. Questa cosa è importante da capire. È vero che andiamo a prendere tutte le fee oltre al reward che avete visto, quindi agli Ample che vi danno, oltre a quello c'è un reward relativo alla crescita del valore dei vostri Ample all'interno di questo stake, perché prendono valore in quanto vi vengono date le fee di scambio dell'exchange che utilizza le vostre token, e quindi sale comunque di valore. Però, ragazzi, non sale di valore come il rebase. Questo ve lo dico perché sono ormai 10 giorni che ho entrambi gli investimenti e quindi li ho messi a confronto. Lo stake incrementa di valore di circa il 5-6% al giorno, lo so che è enorme, e poi pian piano andrà a scemare, andrà a diminuire quando gli scambi magari su Ample saranno ridotti e quindi ci saranno meno fee, mentre il rebase, ragazzi, vi paga oltre il 10, tra il 10 e il 15%. Solo nella giornata di ieri ha dato il 10 perché siamo scesi sotto i 2 dollari. Se oggi chiuderà a 2 dollari, perché sta a circa 2 dollari, dovrebbe dare il 15% al giorno, ragazzi. Ok, quindi in questo caso forse lo stake non è la soluzione giusta, però c'è anche un valore aggiunto dello stake, perché lo stake è una composizione tra ETH ed Ample, lo andremo a fare adesso, perciò subisce di meno in pratica le oscillazioni di Ample. Quando Ample nelle scorse giornate ha fatto meno 80 perché si è dovuta riequilibrare, era troppo alta, ragazzi. Vi ricordo che la coin in questione tornerà a 1 dollaro, questo è sicuro. Quindi adesso è sovraquotata del 100%, quindi questo dovete ricordarvelo. Ma le Ample negli stake, essendo divisi tra ETH ed Ample, subiscono meno le oscillazioni di Ample. Quindi mentre quelli che avete in portafoglio subiscono di più, quelli nello stake subiscono di meno, guadagnano di meno, ma subiscono di meno. E nello stesso tempo avete questo annual percentage yield del 270, varia a dire la verità. La scorsa settimana stava a 160, poi insomma si muove in base alle richieste della pool, quindi questo potrebbe anche scendere poi man mano. Perciò, qual è la soluzione giusta da un punto di vista investimento? Chiaramente per questa cosa stiamo parlando, ragazzi, nella mia Trading On Academy, costantemente. Questo è uno degli investimenti che stiamo portando avanti e ci sono una serie di considerazioni da fare. Al momento qui, in maniera semplicistica, non riesco a darvi queste considerazioni. Per chi vuole aggiornamenti in Academy, trovate il link in descrizione dei miei video, però vi posso dire che io li ho fatti entrambi, una quota sul rebase in questo momento, una quota sullo stake, quindi una quota, quella del rebase, la tengo semplicemente nel wallet di KuCoin in questo momento. Bene, andiamo al tutorial e vediamo come fare questo stake passando dal sito AmpleFort. Allora, la prima cosa che ci serve, ragazzi, per fare questo stake è il token, questo token qui, ragazzi, Uni V2 Ample Liquidity Token. Dove lo andiamo a creare? Se cliccate qui, How It Works, vi appare tutta la
la lista, insomma, del forum dove vi dice cosa bisogna fare. Quindi dovete depositare ETH ed Ample in Uniswap V2. Per fare questo dobbiamo avere un wallet intanto, ragazzi. Quindi il wallet da utilizzare ce ne sono diversi. Adesso vi faccio vedere Uniswap quale wallet vi dice. Allora, o avete MetaMask o comunque gli altri. Io ho scaricato Coinbase Wallet, questo qui. Facilissimo, lo trovate su smartphone, quindi Android ed iPhone. Vi scaricate quel wallet lì. Tra le altre cose, io vi lascio anche in descrizione il sito di Coinbase per chi di voi non avesse mai aperto o non ha un exchange di criptovalute. In descrizione vi lascio il link per accedere a Coinbase e collegare questo wallet anche al sito all'exchange di Coinbase se volete dargli un'occhiata. C'è la solita promo win-win 10 dollari a testa se usate il mio referral, e vi ringrazio come sempre, insomma, la solita promozione di referral win-win. Ma ragazzi, io vi dico quello che ho fatto io in questo momento, al di là di questo. Quindi sono andato a scaricarmi il wallet di Coinbase sul mio smartphone, dopodiché ho aperto il mio exchange KuCoin in questo caso, perché dovete avere un exchange dove è possibile comprare gli Ample. Gli Ample possono essere acquistati su una serie di exchange. In questo caso c'è anche FTX da ieri circa, quindi KuCoin, FTX, anche Bitfinex. Vi lascio i link degli exchange che dovete utilizzare per comprare gli Ample in descrizione. Quindi io sono andato su KuCoin, ho comprato, ragazzi, gli Ample e ho comprato gli Ethereum. Quindi, dopo aver fatto questo, ho spostato sia Ethereum che gli Ample sul mio wallet di Coinbase, ok? Sul mio wallet sull'iPhone, in pratica. Dopodiché, fatta questa operazione, potete andare a linkare il vostro wallet da qui su Uniswap. Allora, vi faccio vedere. Ok, allora andiamo sul sito di Uniswap, ragazzi. Ci potete arrivare anche da qui, vedete, basta cliccare e vi porta direttamente. Dopodiché connettiamo a questa pool il nostro wallet. Come vedete qui ve ne chiede a tanti. Io connetto il mio wallet di Coinbase, lo faccio al volo. Ecco fatto. Allora, collegando il mio wallet di Coinbase, ragazzi, vedete, io ho la possibilità di swappare, quindi creare questo token con i miei Ample. Allora, io ho qui sopra, ho messo appunto qualche Ample che avevo, ragazzi. In questo momento, allora, mi dice che è insufficiente il deposito di ETH perché gli Ample stanno salendo in questo momento. Quindi, ragazzi, dobbiamo fare massimo livello di ETH, perché massimo livello di Ample non me lo fa più adesso perché sono aumentati i valori. Quindi dovete avere lo stesso livello di ETH e di Ample in termini di dollari. Questa cosa, ragazzi, dovete saperla calcolare sull'exchange quando andate a farlo. Dopodiché, vedete, basta agire in questo modo: mettete l'input che avete di ETH e l'input che avete di Ample dentro il wallet di Coinbase, quindi quando l'avete già inviati, e fate questo semplice click, confermate. Dopodiché la rete sta creando il nostro token in questione. Ed eccoci, allora abbiamo fatto questo processo, ragazzi. Dopo un po' di tempo li ha creati, adesso sono qui, vedete, ETH Ample, questa è la nostra posizione presente, li ha creati all'interno del wallet. Bene, allora, fatto questo, a questo punto dobbiamo andare a mettere questo token in stake. Quindi vi faccio rivedere il processo che viene indicato anche sul sito di AmpleFort. Quindi dobbiamo andare a depositare il nostro token. Quindi, una volta che abbiamo creato questo token, lo andiamo a mettere in stake sul geyser di AmpleFort. Quindi, molto velocemente, dobbiamo andare qui di nuovo sul geyser e connettere il nostro wallet di Coinbase, perché il token che abbiamo creato è dentro il wallet di Coinbase, che riesce a ricevere appunto anche questi tipi di token che sono stati creati.
Quindi ancora andiamo a connettere adesso il wallet e poi semplicemente andremo a depositare nel Gazer, quindi nello stake, questo token. E dal momento in cui depositiamo, iniziamo a ricevere gli Ample e il nostro interesse annuale. Eccoci, allora abbiamo fatto la connessione come sempre nello stesso identico modo. Adesso ragazzi, voi vedete già la mia posizione qui all'interno. Qui non si vede perché sto depositando, comunque non è un problema, insomma, io sono abbastanza trasparente su quello che faccio. Allora, vedete che già il reward multiplier per quanto riguarda me è a 1x, 1.3x. Perché? Perché già è un po' di giorni che ho dentro qui il mio stake di Ample. Allora basta andare qui, cliccate su Max, vi dice: ok, vuoi depositare questo token, che è quello che abbiamo creato ed è dentro il nostro wallet? Cliccate su deposito e attendete l'approvazione del Gazer. Una volta che è stato fatto questo deposito ed è stato approvato, noi abbiamo messo in stake i nostri Ample. Ok, allora ci ha dato il definitivo successo. Abbiamo messo nel Gazer il nostro token che è stato creato. Allora, ragazzi, poi voi volete andare a capire quale è il valore del vostro investimento in questo caso, perché dovete andare qui su Withdraw. E andate intanto a capire quello che è il vostro deposito, che è questo ammontare, ragazzi, qui, e poi sulla vostra I, se ci mettete qui, c'è scritto, se vi posizionate e cliccate, vi esce fuori il vostro deposito, a quanto ammonta, eccetera. Non copiate le mie cifre, ragazzi, ok? Va bene, perché è investimento rischioso, non sono consigli finanziari, quindi io non posso mostrarvi, ma non voglio che copiate le mie cifre. Quindi andate qui e vi dice ogni giorno quanto avete in valore. E poi, se volete toglierlo, basta andare su Withdraw Max, mettete dentro la vostra cifra massima e fate il processo da capo. Questo è quanto per quanto riguarda il tutorial come mettere in stake i nostri Ample. Il processo è estremamente complesso. Io l'ho semplificato il più possibile. Chi di voi ha ancora dei dubbi, scrivetemi nei commenti e poi magari cercheremo di darvi una mano. In accademia facciamo queste cose di continuo, quindi è un po' più semplice lì perché abbiamo un approccio diretto. E that's it, ragazzi. Monitorerò anche questo investimento che ho fatto io, quello che avete visto negli ultimi giorni in questi video, e lo terremo tra i miei investimenti insieme a tutti gli altri, perché ce ne sono veramente tantissimi. Bene, per oggi è tutto, vi ringrazio come sempre, lasciatemi un mi piace e noi ci vediamo nel prossimo video. Primo tutorial fatto. Ciao!